Benvenuti a Brescia, Palazzo Loggia, il cuore della Leonessa d'Italia. Oggi un affascinante racconto fra musica e storia. La storia raccontata dal sindaco Emilio Del Bono, la musica del chitarrista Giulio Tampalini, attraverso opere di Johann Sebastian Bach, di Heitor Villa-Lobos, di Franco Margola e di Francisco Tarrega. Dove ci troviamo? Ci troviamo nel Palazzo della Loggia. Questo è un palazzo antico. Pensate che la posa della prima pietra coincide con l'anno della scoperta dell'America, 1492. E l'altra cosa che vi voglio raccontare è che quando vi capiterà di guardare il Palazzo della Loggia troverete questa scritta: Brixia Fidelis Fidei et Justitia. Cosa vuol dire? Che Brescia verrà ricordata, era consacrata, lo vollero i veneziani insieme ai bresciani, una città fedele alla fede e alla giustizia. Fedele, leale. Leale perché i veneziani erano sorpresi dalla lealtà dei bresciani che avevano scelto la Repubblica Serenissima contro i milanesi. Ma era anche un segno della fede cristiana di cui è stata imperniata e soprattutto intrisa la storia del popolo bresciano. Sapete che cos'è questo? Sembra quasi una dimenticanza, un foro, una rottura, una ferita dentro il palazzo storico della Loggia. Siamo nel Salone Van Vitelliano, detto Van Vitelliano perché l'architetto Van Vitelli l'ha ripensato, e questo è il foro di un colpo di cannone. Colpo di cannone sparato dagli austriaci dal castello. Perché? Perché gli austriaci si erano asserragliati nel castello e controllavano militarmente la città. Nel 1849 i bresciani insorgono contro gli austriaci, contro l'occupazione austriaca. Nel periodo risorgimentale, siamo nel periodo dei grandi moti del 1848, noi arriviamo un anno dopo, 1849. L'Italia è attraversata, soprattutto il nord Italia, da una grande ventata. È la ventata post-rivoluzione francese, è la ventata della voglia di libertà e di indipendenza del nostro paese, e Brescia è capofila di questa operazione. Nel 1849 appunto si ribella agli austriaci, resiste ben 10 giornate e ovviamente quando il popolo insorge occupa il Palazzo della Loggia, che dal 1500 era diventato il palazzo del municipio, cioè era il luogo del governo della città. Si asserragliano dentro e scacciano gli austriaci verso il castello. Dal castello gli austriaci reagiscono e con colpi di cannone colpiscono il palazzo. E questo è il segno di quel colpo di cannone. Simboleggia tante cose, simboleggia la libertà e l'indipendenza, la voglia di libertà e di indipendenza del popolo bresciano, due grandi elementi che contraddistinguono la nostra storia. Brescia perché è chiamata Leonessa d'Italia? È chiamata Leonessa d'Italia proprio perché reagisce all'attacco austriaco attraverso un grandissimo eroismo. Tutti ricordano le 5 giornate di resistenza della città di Milano. Brescia resiste 10 giornate e come tale dimostra anche un coraggio e una forza assolutamente uniche nel panorama delle municipalità. E allora viene ribattezzata Leonessa d'Italia. Chi la rese famosa come Leonessa d'Italia è il Carducci, perché il Carducci nelle cosiddette Odi Barbare, e qui nel palazzo troviamo esattamente un pezzettino di quelle Odi Barbare, in cui Brescia viene definita Brescia la Ferrea, e Brescia Leonessa d'Italia, beverata dal sangue nemico, cioè una capacità di reazione straordinaria. I segni di quel colpi di cannone sono rimasti indelebilmente in questo palazzo e vogliamo che rimangano così, e hanno fatto bene chi nei decenni successivi al Risorgimento ha voluto lasciare questo segno, perché coloro che entrano in questo posto devono ricordarsi che Brescia ha costruito l'unità del paese.
e infatti ha ottenuto la medaglia d'oro al Risorgimento, una delle pochissime città italiane ad aver avuto la medaglia d'oro al Risorgimento. Brescia ha due medaglie, la medaglia d'oro al Risorgimento e la medaglia d'argento alla resistenza antifascista, per dire di quanto siamo tosti e di quanto il popolo bresciano voglia libertà, ma anche nello stesso tempo abbia bisogno di una forte identità. E questi sono i segni della nostra identità.
Thank you.